E prima di passare alla pagina sportiva, vi vogliamo proporre delle immagini certamente emozionanti. Giungono dallo stadio Angelini, dove nel pomeriggio c'è stato l'ultimo toccante saluto della curva Volpi a Michael Luciani, il giovane tifoso del Chieti morto nei giorni scorsi in un incidente stradale. Il feretro, accompagnato dai familiari, ha fatto il suo ingresso allo stadio, dove ad attenderlo, come vedete, da queste immagini c'erano tutti i tifosi della curva e anche una folta rappresentanza della squadra con il DS Cicconi, il tecnico Ignoffo, il capitano Forgione, il bomber Falla. Dopo un emozionante momento di raccoglimento con i cori in onore di Michael, il feretro ha poi raggiunto la zona tricale dove nel pomeriggio si sono svolti i funerali presso la chiesa di San Francesco Caracciolo, a pochi passi, tra l'altro, dalla pizzeria che non molto tempo fa Michael aveva aperto insieme alla sua famiglia. Ricordiamo, tragedia nella tragedia, soltanto qualche anno fa Michael aveva perso il padre in un incidente stradale, tra l'altro molto vicino alla zona in cui ha perso la vita, appunto, Michael Luciani. E queste le bellissime immagini dal stadio Angelini di Chieti.